Beni per il 2017, l'Italia ha sempre esportato delle eccellenze, talvolta anche in modo assolutamente inatteso, e io sono in compagnia presso lo stand di Kinder Ferrero di due persone che hanno in un primo momento iniziato l'attività, in un secondo momento continuato, ma sempre con l'ausilio del primo momento, della mia destra. E qui con me Ermenegildo De Otto. Buongiorno Ermenegildo. Buongiorno, buongiorno. E a fianco a lui c'è Sergio De Otto, il figlio di Ermenegildo De Otto, che è presidente della De Witt, si chiama così, no? Giusto, buongiorno. E allora, io quando incontro delle persone che hanno oltre 40 anni di esperienza nella distribuzione automatica, faccio un excursus, un viaggio all'indietro, iniziando a pensare alle macchine attuali e poi sempre più indietro, fino ad arrivare alle macchine che hanno fatto la storia della distribuzione automatica, le E61, le Lio Faemino della Faema di una volta, e poi Bianchi e così via. Ma io voglio lasciar dire, anzi voglio far raccontare proprio dalla bocca di Ermenegildo qual è la storia di De Otto in 300 secondi. In 300 secondi proprio per dare il sunto della tua storia e al tempo stesso non far annoiare loro che sono dall'altra parte. Da dove proviene Ermenegildo De Otto? Dunque, Ermenegildo De Otto proviene da un paesino del Friuli che si chiama Verzegnis, vicino a Tolmezzo, che tutti conoscono, e sono emigrato in Francia nel 1965. Dunque, lavoravo come tutti i buoni friulani, facevo il muratore. Dopo ho sviluppato il mio senso commerciale, eccetera. A un certo punto ho incontrato una firma famosa che si chiamava Faema a quei tempi, e ho avuto l'onore di fare la sede della Faema a Parigi. Com'è nato questo connubio? Mia moglie era segretaria di direzione dei signori Valente in Francia e mi ha presentato questa famiglia dove, come ho detto prima, ho rifatto la sede, e da lì è nata un'amicizia. Mi hanno proposto l'avventura della Lio Faemina, un progetto che mi tirava fuori completamente dal mio lavoro. Il mio lavoro era tutto diverso. Era una nuova opportunità. Era un'opportunità, dunque giovane, curioso, sempre voglia di fare qualche cosa di nuovo, ho detto: ma un progetto tutto nuovo, voglio farlo. Diciamo che hai avuto anche l'intuito di vedere, esatto, il futuro in quelle macchine. Ho visto ciò che si faceva in Italia, i Faema mi hanno mostrato ciò che era fatto in Italia, mi hanno detto: saresti disposto di farlo in Francia, noi ti sosteniamo, eccetera. Sì, ho detto con piacere, e ho cominciato su Parigi con questa attività nel 1972. Dunque Lio Faemina all'inizio, E61 e poi tutta la gamma della distribuzione automatica di Faema. E quindi poi è nata l'amicizia con Edoardo Macchi, Dino Macchi di Lavazza, che ti ha introdotto alla macchina 1x sin dagli inizi. Nel 1982 ho conosciuto Dino Macchi, che mi ha presentato la 1x, che era una macchina molto brutta ma che faceva un caffè favoloso. Dunque ho visto un'opportunità di evoluzione, cambiare tutto il parco macchine Faema con 1x, e anche lì è stata una storia molto difficile in partenza, perché nulla funzionava, ma il caffè era una cosa meravigliosa. Dunque sono partito di nuovo in questo progetto 1x,
che ha avuto un grande successo e sono diventato importatore per tutta la Francia. Dunque ho sviluppato l'1x su tutta la Francia. L'1x che nel frattempo poi ha venduto il progetto a Lavazza, ha creato Lavazza Point, si è strutturata fino ad arrivare a vendere centinaia di migliaia di macchine a gestori in tutto il mondo che hanno provveduto poi a diffonderla. Dunque Dino Macchi a un certo punto mi dice: ho venduto la mia fabbrica, il mio sistema, l'ho venduto a Lavazza. Dunque ti presento Lavazza e cerchiamo di vedere dunque il contratto di esclusività che avevo con te di trasferirlo in Lavazza. Questo è stato fatto e ho lavorato con Lavazza fino a quest'oggi in qualità di distributore, venditore per tutta la Francia e anche per diversi paesi esteri, Israele, Marocco, eccetera. Ecco, tutti diciamo i paesi francofoni, no? Anche al di là dei paesi francofoni, Israele, Mosca, anche Russia. Dunque, diciamo che a oggi penso che abbiamo venduto su Francia e paesi francofoni e altri paesi esteri, penso circa 600.000 macchine. Parliamo ormai di oltre 40 anni di attività, Ermenegildo. Questo ti ha consentito però di dare un futuro importante, di grandi responsabilità anche ai tuoi figli. E in questo caso Sergio, che parla un ottimo italiano, esattamente quanto il tuo, è diventato presidente della società. Sergio, oggi Deotto in che modo è sviluppato? Oggi la Deuit si è sviluppata su Parigi, regione parigina, e anche andando in su sulla Francia, regione Picardie Nord, e andando anche in giù verso la regione Orléans e regione centro. Quante sedi avete? Allora, abbiamo una sede che è basata a Vitry-sur-Seine, con un'agenzia dunque che è nel nord della Francia e una vicino a Orléans. Quante macchine, riusciamo a dirlo? No, siamo oggi vending più piccole macchine, siamo più o meno a 25.000 macchine. Con quanti dipendenti? Siamo a 300 dipendenti. Beh, insomma, è una bella soddisfazione avendo cominciato da zero dicendo: ma sì, proviamoci, voi mi sostenete, no? Sì, è stata veramente una bella soddisfazione, con tassi di progresso sempre regolari, un'attività regolare, e ci siamo sviluppati in più campi. Non facciamo solo macchine OCS, facciamo anche tutto il vending oggi con dei partner come, al di là di Lavazza, Necta, Bianchi, FAS. Siamo orgogliosi di lavorare con tutti i prodotti italiani, macchine e prodotti italiani. Un italiano che vuole avere a che fare soprattutto con macchinari e prodotti italiani, una generazione che fa evolvere quello che è stato il percorso iniziato dalla generazione precedente. Sergio, è un gran piacere aver conosciuto te e papà Ermenegildo, perché rappresentate, per quanto tu la chiami Deuit, una bella realtà italiana che io continuo a chiamare, se me lo consenti, Deotto. Con piacere, grazie Fabio. E allora salutate gli amici di vendingtv.it che avranno modo poi di imparare a conoscere meglio questa realtà prossimamente attraverso la nostra rivista Vending News e attraverso il nostro sito vendingnews.it. Grazie della vostra intervista. Grazie tanto e vi invitiamo a venire nella nostra sede eventualmente se volete fare un reportage. Appunto, stiamo rinnovando tutta la parte italianità nella nostra sede, con veramente delle belle cose da vedere. Bene, e noi ci prendiamo l'impegno di venire prima o poi, dipende naturalmente anche dagli impegni che avremo prossimamente. Voi amici non andate via nel frattempo, perché una volta salutati loro io andrò a trovare qualche altro amico in altro stand qui a Vending Paris 2017 per documentarvi altre novità.